Il seminario regionale San Pio X a Chieti ha ospitato il convegno Giustizia riparativa e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale. L'evento è organizzato dalle sezioni locali abruzzesi dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani. Sono intervenuti Luciano Eusebio, ordinario di diritto penale alla Cattolica di Milano, e l'arcivescovo Bruno Forte. Ha moderato il dibattito Michele Cascavilla, presidente UGC Chieti. È la prima volta che l'Unione dei Giuristi Cattolici Abruzzesi promuovono un evento in comune. Oggi noi siamo molto, molto felici di questo evento perché è la prima volta che le unioni abruzzesi si sono unite per promuovere un evento insieme. Ci siamo incontrati parecchie volte con i presidenti di Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano Ortona e quindi anche Vasto per promuovere un progetto insieme. Quindi abbiamo immaginato di poter fare eventi itineranti fra le varie sedi. Abbiamo iniziato con Chieti e siamo molto contenti di iniziare con questo evento sulla giustizia riparativa e di avere ospite il professor Eusebi della Cattolica di Milano e il nostro arcivescovo, Monsignor Bruno Forte, perché riteniamo che insomma ecco sia un argomento molto molto importante. Sulla stessa lunghezza d'onda, il professor Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale alla Cattolica di Milano. Con la riforma Cartabia abbiamo anche l'ingresso nell'apparato penalistico del nostro paese della giustizia riparativa intesa, come dire, in senso stretto, cioè come programmi di interrelazione praticabile tra la persona che viene indicata come autore del reato e la vittima stessa. Il programma di giustizia riparativa, se ha un buon esito, può avere rilievo ai fini della determinazione della pena, ai fini dei benefici penitenziari o nei reati perseguibili a querela, anche ai fini di una rimessione della querela. Monsignor Bruno Forte parla anch'egli di giustizia riparativa e non punitiva. Perché fra vittima e colpevole possa stabilirsi un percorso di recupero umano che in qualche modo ripari all'offesa, ristabilisca dei rapporti positivi e costruttivi fra tutti, senza ignorare l'esigenza di una giustizia da affermare.